Quali sono i punti di forza di Macerata? Allora, i punti di forza al centro. Tipo le zone, lo Sferisterio, la piazza. Il fatto di essere una città a misura d'uomo. Infatti si trova quasi tutto qui in centro, a parte qualche supermercato che sta un po' più fuori, però per uno studente è perfetta. Beh, sicuramente comunque è sempre un borgo antico con le mura e è bella come città. Sicuramente è una città molto viva essendo una città universitaria. Anche se sei un po' stranetto, insomma, non ti additano, ecco, questo mi piace di Macerata. Quali sono i punti di debolezza di Macerata? Gli spostamenti. Penso agli studenti quando arrivano con le valigie alla stazione, è un po', diciamo, difficile arrivare qui su, soprattutto se si arriva con il treno, con l'ultimo treno la sera, non c'è più un mezzo per arrivare su. Il fatto che non ci stanno parecchie attività per i ragazzi. Che il centro storico ormai non si frequenta più come negozi, come attività commerciali, perché sono quasi tutti chiusi. Forse è un po' la dispersione, un po' la noia il sabato e la domenica. Punto di debolezza è che d'estate si svuota Macerata, quindi sarebbe bello magari creare più eventi per quanto riguarda l'estate e per rendere appunto la città un pochino più abitabile. Negli ultimi anni Macerata ti sembra più sicura? Per me è sicura. Metà, perché vado qua sotto. Questo è pieno di droga e non ti mai. È proprio tremendo, non sai tu? Io non ci vado di sera, quindi no, non lo so quello che succede. Io ci vo. Però sentendo tutti quelli quando vengo qui a Macerata mi dice oh a Villa Tua dice ma chi fai? Dagli ultimi fatti avvenuti però cioè, tutta questa insicurezza non la sento. Diciamo che prima degli eventi dello scorso anno non avevo mai percepito un'insicurezza. Quell'evento ha messo alla luce le debolezze della città. Però ultimamente vedo la città molto più sicura, pattuglie. Beh, sicuramente dopo l'evento ci fu la sparatoria, se non vado errando, l'anno scorso i traini, io la vedo molto migliorata Macerata a livello di sicurezza. Secondo me a Macerata è abbastanza sicurezza, perché siamo andati al nord, tipo Verona, tipo Milano, Brescia, sicuramente Macerata è più sicura. Ma abbastanza sicura, però ecco, col fatto che si apre gli occhi e si vede meglio, allora vengono fuori dei particolari come locali un po' strani, frequentati da persone che non sono sempre buone, diciamo, tra virgolette. No, vabbè, c'è stato sto fattaccio, per carità, mica, però... uno, due, e poi dopo, però non è che ci sia tutto questo gran casino, io esco tutte le mattine, di notte, di giorno, non mi sono accorto mai di niente, ecco. Ci sono zone meno sicure a Macerata? Vabbè, Borgo San Giuliano. Quindi giardini, assolutamente, sottopassaggi, ingomi con patate, dice quello. Che io sappia, assolutamente no. Diciamo i giardini di Ezze perché è ben risaputo che purtroppo è zona di spaccio, nonostante il questore stia, diciamo, operando una pulizia delle zone. La sera è abbastanza pericoloso andare in giro da sole. È impossibile frequentare i giardini di Ezze, una volta era un centro studentesco, ci si andava, si passeggiava, ci si studiava. Ci sono alcune vie di Macerata come via Crescimbeni dove ci sono dei locali che è meglio non frequentare. Giardini Diaz? Sì, soprattutto la sera perché non è una zona un sacco sicura. Cioè tipo io ho avuto tipo amiche che sono state bloccate da personaggi, quindi evitiamo di passarci la sera. Hai avuto esperienze spiacevoli a Macerata? Tante volte a me è capitato ad esempio che persone mi seguissero la sera, quindi ecco, evito sempre di uscire da sola, magari ecco, mi faccio accompagnare da amiche, da ragazzo. Fortunatamente non l'ho vissuto in prima persona, è una percezione. No, però diciamo che aprendo gli occhi su queste cose si riesce a vedere meglio quei particolari che prima sfuggivano. Cioè tipo io considero sono andata a prendere un kebab una domenica e mi hanno seguito tipo tre tizi di colore. Io no. È una persona sicura che gli sta di casa proprio qua, che guarda verso i giardini, ha detto che è tremendo, tremendo proprio. Ha detto la sera specialmente che si riunisce tutti quanti, ubriachi, droga, tutto qua. Dopo le ragazze che fa? Anche loro gli va dietro. È brutto. Macerata comincia a sporcarsi.
Cosa miglioreresti di Macerata? Più organizzazione a livello di trasporti sicuramente, forse parcheggi, perché io sto anche in macchina, quindi questo è un problema che ho notato. Il sabato e la domenica non ci stanno gli autobus, quello è un po' un problema, infatti io devo fare sempre stazione fino a casa con la valigia e tutto, e è un po' pesante. Però durante la settimana, quello sì, durante la settimana ci sta. Ci abbiamo lo Sfilisterio, animarlo un pochino di più, quindi ecco, magari portare un po' più turismo, quello sì. Magari per gli studenti se sarebbe necessario appunto una riduzione sulle tariffe, secondo me, degli autobus, soprattutto della circolare, perché chi li prende spesso, che magari essendo fuori sede è dislocato al centro, spende anche parecchio al mese. Manca un po' alberghi, B&B tipo questi, per turistici. Sì. Il cimitero di Macerata è un cimitero, si può dire tranquillamente, quasi abbandonato. Strutture obsolete, sporco dappertutto, e diciamo che la dignità di una città si nota anche da come viene tenuto il cimitero. Quali zone di Macerata frequenti di più? Il centro, Corso Cavour, anche questa zona della Pace, perché lavoro da queste parti. Dovuto al fatto che io ho tre bambini piccoli, quindi di età di 5 anni, intorno ai 5 ai 3 anni, noi andiamo sempre in zone aperte, parchi giochi come Giardini Diaz o il parco dello Stadio dei Pini. Il quartiere dove abito è il centro. Diciamo Piazza della Libertà, via Cairoli. Vado spesso allo Sferisterio o altre, ad esempio al Palazzo Bonaccorsi. Cosa miglioreresti di Macerata? Ho notato che ultimamente siamo in completo peggioramento, perché volevo ordinare una pizza, no? Tipo una cosa stupida, però alle 9:30 di sera praticamente la pizzeria ha detto: ma già siamo chiusi da mezz'ora. Voglio dire, no, vabbè che viviamo in una cittadina piccola, però un minimo di servizio garantito, per non parlare poi delle attività, perché tutti i negozi ormai sono chiusi e hanno portato tutto al centro commerciale di Goridonia Center, Piediripa e dintorni, addirittura le pubbliche amministrazioni, l'INPS e tutto il resto. Abbiamo questo bellissimo Sferisterio che non è per niente valorizzato, perché tranne l'estate per il resto non viene sfruttato quasi per niente. Anche Lauro Rossi, si potrebbero fare molte più altre attività al teatro Lauro Rossi. Per il resto anche delle iniziative per i giovani. La vorrei un pochino più pulita questa città, e anche un po' più illuminata, insomma, perché ci sono delle zone che sono proprio buie. E, insomma, un pochetto più curato, un pochetto più di poter un po' incrementare il centro, sia l'accessibilità, perché sta morendo il centro, quindi di fare qualcosa che lo possa risollevare. I trasporti per esempio sono abbastanza limitati. A parte io preferisco camminare, insomma, però vedo che non ci sono molte linee, non ci sono molti raccordi con le varie zone del Macerata. Il traffico, perché in questo momento stiamo parlando proprio dal quartiere Pace, dove la via Pace è un circuito di Formula 1, ma questo non è tanto per la città, è per il cittadino, che dovrebbe imparare ad essere un po' più rispettoso del pedone. Ci sono zone meno sicure a Macerata? Non so, la parte là su Monte Scodella, oppure la parte da dove c'è il parcheggio là dietro la via Corso Cairoli, che sono zone un po' deserte, diciamo, quindi specialmente sulle ore più buie. Noi siamo abbastanza tranquilli, non vediamo niente di preoccupante. Va bene, a parte qualche assembramento che uno può notare al parco di Fonte Scodella, lì sono d'accordo, con episodi di spaccio testimoniati in prima persona. Quali zone di Macerata frequenti di più? Nei dintorni, i paraggi, il centro qualche volta, ma non sempre. È il centro, sotto costa, qui a Collivario. I giardini Diaz e la zona del centro, Piazza della Libertà. Zone commerciali, Piediripa, le zone dove ci sono attività commerciali, di solito il centro. Cosa miglioreresti di Macerata? Dei pullman,
perché sono un po' così, lascia un po' desiderare. E fino ad oggi qui funziona tutto. Io ho tanti anni qui a Macerata, i servizi funzionano. Innanzitutto è una città non molto ben servita da mezzi pubblici e da altre cose. Io sarei più per infrastrutture, il semplice fatto è per abbellirla con poca spesa. Murales e così via, come hanno fatto i giardini, anche la parte centrale, i vari sottopassaggi, con poca spesa si riuscirebbe a abbellire la città, cioè dovrebbe essere una città colorata. Una cosa più importante, c'è da eliminare il passaggio a livello in via Roma. Ci sono zone meno sicure a Macerata? La percezione di insicurezza io non ne vedo, a prescindere dagli episodi che sono successi, che purtroppo succedono in questo momento in molte altre località. Macerata non è esposta in maniera particolare. Quello che non mi piace tanto tanto è la pace, non ci vado mai, la via Pace, insomma, laggiù. Cioè, non mi sento tranquilla lì. Quali zone di Macerata frequenti di più? Sasso, il parco naturale qua sotto, oppure i locali, Beer Bang, comunque i locali di Macerata. Il centro, Piazza della Libertà, diciamo così. La zona di Santa Croce, Corso Cavour, via Garibaldi, fino in piazza. Cosa miglioreresti di Macerata? Qualche locale un po' più, dove si possa ballare così per divertirsi. Gli orari dei mezzi pubblici dovrebbero essere scanditi in maniera diversa, quindi per permettere anche agli studenti come me che abitano leggermente spostati dal centro comunque di usufruirne, perché in questo modo non si può, per gli orari delle lezioni comunque non coincide. Forse gli autobus è un po' più veloci invece di fare tappa sempre a Piazza Pizzarello adesso. Ci sono zone meno sicure a Macerata? Cioè, magari Fonte Scodella, a certe ore è meglio non frequentarlo, il terminal, in certi momenti è meglio non frequentarlo, cioè, questi punti qua. No, non è una città insicura, cioè degli eventi comunque, sono stati degli eventi isolati e che non rendono questa città insicura comunque. Io ho 3 anni che sto qua, non è, al di là di appunto di certi eventi che hanno avuto rilevanza mediatica, non sono successe cose particolari comunque. Io, come dicevo prima, è molto vivibile Macerata, certo sono nuova in città e trovi quello che trovi, Macerata mi sembra abbastanza sicura, insomma. Quali zone di Macerata frequenti di più? Beh, il centro, Corso Cavour, Corso Cairoli, l'ospedale, ecco, pure quello, cioè perché il nostro ospedale, insomma, di zona, no? Corso Cavour e Corso Cairoli, non è che frequento tanto perché sto parecchie ore della giornata qui al lavoro. Giardini Diaz, Campo dei Pini, Piazza, Giolli, questi posti qua. Il corso, la piazza, un po' il mercato, il mercoledì che c'è il mercato. Piazza Libertà, dove lavoro, quindi verso il tribunale, lo Sferisterio per la stagione lirica, il parco qua a Villa Potenza. Quali sono i punti di debolezza di Macerata? Questo spopolamento del centro proprio storico, spopolamento a livello di anche di negozi, c'erano prima grandi distribuzioni, diciamo Lupim, la Standard, tutto tolto, e quello contribuiva, diciamo, a un certo, una certa circolazione di persone. Quel fatto, ecco, che ci deve stare più polizia, più da salvaguardare più questa gioventù, insomma, i ladri, queste problematiche ci sta dappertutto, penso che anche lassù, come qui a Villa Potenza, ci sia. Boh, ci sta certi pezzi di strada veramente brutti e poi controllerei più la gente ubriaca su quando guida, perché ultimamente c'è stato un paio di incidenti che per fortuna non è morto nessuno, ma c'è stato un grande rischio. I negozi a mezzo chiuso tutti, perciò prima era più frequentata, penso, e adesso invece un po' più morta. Io penso che la cultura sia
cioè sia più fruibile se viene anche concesso l'organizzazione a persone o a gruppi di giovani, no? Invece io lo vedo un pochino troppo accentrata nelle amministrazioni oppure nelle associazioni che fanno solo quello. Cosa miglioreresti di Macerata? Poche corriere, penso. Dovrebbe esserci un po' di servizi in più. Anche venendo qua giù devo prendere la corriera che viene da Precanati. Con la polizia i motorini truccati, così, cioè io lascerei un po' più correre quello e penserei a magari cose più importanti, perché ci sono varie cose da migliorare a Macerata, anche illegali, e quindi preferirei se si concentrassero su quello al posto di cercare i motorini truccati. Sì, qualcosa in più la domenica per i turisti, perché tanti servizi non ci sono, ad esempio bagni pubblici che funzionino bene, navette per i gruppi degli anziani, le strade che sono un pochino tutte disastrate. E anche un'altra cosa importante, il trasporto pubblico, che la domenica è molto poco, quindi per chi non ha la macchina diventa difficile anche spostarsi solo per una passeggiata, a meno che uno non torni alle 8 come i bambini a casa. Cosa miglioreresti di Villa Potenza? C'è questa piccola zona verde che sta da dove venivo io qua. Secondo me è da più curarla un pochetto di più con la manutenzione, perché è l'unica zona di Villa Potenza in cui è frequentata, e perché ci stanno i bambini, ci stanno dei piccoli giochi, e perché magari le persone vanno a camminare, lì è una pista ciclabile, insomma, così da migliorare a Villa Potenza. Forse ci sarebbe da sottolineare i marciapiedi, che sono un po' rovinati. No, Villa Potenza si sta benissimo, Villa Potenza le persone sono buone, certo, se fai qualcosa sappi che lo sanno tutti dopo mezz'ora, però per il resto la gente è brava, cioè comunque sia, sono tutti buoni con tutti e quindi si vive bene. Potrebbe esserci per esempio un centro sociale per gli anziani che non c'è, qualcosa in più per i giovani, come attività sociali, no? Ricreative. Quali zone di Macerata frequenti di più? Macerata ovviamente è la zona che frequento di più, le Vergini, dove vivo. E qualche volta vado a Macerata, quando è la festa del patrono di Macerata, San Giuliano, vado a Macerata. Se non sono qui, passeggiate a Badia di Fiassara. E di Macerata vado io a Spinisterio, a Pia Fabio, a mio figlio. Vado su al comune a Pialu, perché faccio su al comune. Andiamo sulla mutua oppure al comune per fare i documenti. Allora, io il centro storico, perché ci sono nata e cresciuta e ci vive ancora mia madre. Quali sono i punti di debolezza di Macerata? Per esempio il passaggio a livello. Lei sa che passando per la strada qui, se trovi il passaggio a livello si trova una coda. Ma se uno c'è l'ambulanza che deve andare all'ospedale, c'è sulle sbarre, cosa fa? Questo qui che è sull'ambulanza capito? Non mi è successo. Dove sono andato, diciamo, per ogni problema che avevamo sempre risolto con grande gentilezza, persone diciamo bravissime. Sta diventando un po' una zona un po' criminale, ecco. Io la sera ho paura ad andare in giro da sola, perché comunque ci sono diverse situazioni che non mi piacciono. Cosa miglioreresti di Macerata? Poi qualche volta vado a Macerata, ma ciò che mi frena andare a Macerata è che non ci sono parcheggi. È molto, molto. Se voglio andare in centro, io ho la macchina, non vado col bus. Mi fermo lì a Rampazzara, però lì a Rampazzara costa caro. La sicurezza. Sì, sicuramente la sicurezza,
più carabinieri. Una volta c'erano i carabinieri di quartiere, che secondo me erano molto utili, davano molta sicurezza e c'era anche più controllo, proprio con un rapporto più diretto con la gente, con i negozianti, quelli che sono rimasti in centro, perché il centro sta vivendo una desertificazione molto intensa. Pubblicizzerei molto di più Macerata, perché secondo me non è pubblicizzata adeguatamente. Negli ultimi anni è cresciuta a livello turistico, però possiamo avere a livello turistico ancora tanto di più, quindi potenzierei l'Arena Sferisterio per tutti, rendendola anche accessibile ai giovani, e il nostro meraviglioso Teatro Lauro Rossi, che ha una stagione teatrale molto, molto bella. Purtroppo, essendo piccolo, non si riescono mai a trovare i biglietti e bisogna fare l'assalto al botteghino. Cosa miglioreresti di Sforza Costa? Anche qui a Sforza Costa, per esempio, si vedono passare dei tir, camion con rimorchio, eccetera, dovrebbero fare uno svincolo, insomma, altrimenti qui si vedono passare i camion in mezzo al paese, insomma. Poi dopo ogni tanto si sentono i profumi della Cosmar e lì non so, ecco, vedo che a uno stanno chiudendo tutti i negozi, uno a uno, ha chiuso Villetti, adesso ho saputo adesso che il calzolaio lì ha cessato l'attività, evidentemente non ci stava dentro, bisognerebbe vivacizzare un po', non so, con delle iniziative, una cosa del genere, perché altrimenti uno a uno chiudono tutti i negozi qui. No, io a Sforza Costa ho lavorato in tante ditte, diciamo, anche da Marconi ho lavorato prima qui, si trovava bene, gente bravissimi, non c'è, diciamo, per noi non c'è razzismo, non c'è niente. Sembra pure noi come italiani si considerano a noi uguale come loro, non c'è diciamo differenza. Per esempio qua dietro c'è il cortile dove giocano i bambini, la parte soprattutto comunale dove ci sono le strutture tipo la porta del calcetto, che è fatiscente e secondo me molto pericolosa, ci sono dei rifiuti abbandonati che a volte non vengono tolti. La strada, troppe macchine. Troppo traffico. Vent'anni fa Sforza Costa era un campo d'erba, un campo di grano, erano. Oggi guardate qui a quel bucchero, tutto nuovo, tutte case nuove, ma che gli vuole fare più di così? Questa strada non c'era, queste case non c'era, quelle case là non c'era nemmeno una, voglio dire. Ognuno ha fatto casa sua, ognuno ha fatto casa per me, compreso io sto lì sopra. Io secondo l'idea mia, se non peggiora può andare bene. Dovrebbe eliminare tutte queste macchine. Io non riesco a fare due. E poi chiesto, io ho fatto 200-300 firme e piano. L'ho mandato al sindaco, ma non l'ha visto per niente, ma per carità. Oppure avevamo chiesto che mettesse un vigile urbano fisso, ma da regolare sto traffico. Forse non guasterebbe, come ripeto, un controllo un po' più costante della polizia, dei carabinieri, delle forze preposte. Quali zone di Macerata frequenti di più? Piedripa e il centro storico a Macerata. Il centro storico, ci piace tanto passeggiare, specialmente d'estate. E nel parco andiamo nei giardini di Az, che sono, portiamo spesso il bambino. Sta molto bene, freschi. Quali sono i punti di debolezza di Macerata? È il fatto che sta morendo, perché nessuno investe più nel centro storico e è poco visitato. Vabbè, d'estate si svuota purtroppo perché vanno via i studenti, allora è abbastanza vuota, diciamo, ci sono meno giovani, meno gente. Cosa miglioreresti di Macerata? Il centro non lo so. Non lo so perché lo frequento solo una volta a settimana, quindi non saprei cosa migliorare. Ah, secondo me va bene. No. Cosa miglioreresti di Piedripa? Di sicuro la viabilità. Nel senso, nelle ore critiche si creano file chilometriche dalla rotonda della chiesa fino in tutte le direzioni, insomma. Quindi cercherei di creare nuove strade per poter partire meglio il traffico, insomma, ecco. Ci sono tante fabbriche che ci danno fastidio in realtà, tipo l'Orim, che quest'estate c'è stato un incidente abbastanza grave e ci ha affettato tutti.
sì, secondo me dovrebbe chiuderla. E non solo secondo me, credo che ci sono tanti altri che sono d'accordo con me. Descrivi Macerata in una parola. Movimentata. Casa. Indipendenza. Sì. È un gioiello. Città universitaria. La città d'amore, per noi, solo per noi. Vivibile. Buon'aria. Una quiete apparente. Una città che ispira. Accogliente, ecco, accogliente. Vivibile, ancora vivibile. È una città in cui si vive tranquillamente, serenamente. La pace, tranquillità, l'accoglienza. Una città in cui si vive bene. È una bella città, a misura d'uomo, ci si vive bene. Familiare. Gentile. Un paesotto adagiato sulla collina, bello, bello da viverci. La città in cui ci sono vissuta. È un posto tranquillo. Città di Maria, per noi. Dormiente. La città di Maria. Bellissima Macerata. Piccolina ma graziosa. Che vada avanti così, a me mi sta bene. Non è più Macerata di 20 anni fa. Meravigliosa, io sono nata, per me è meravigliosa. Morente. Non più città della pace.